Come, join your family, Kakarot! Look, I'll do you a favor and spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Then playtime is over. What? Leave my daddy alone! Ah! You brat! Stop! What? Someone you know, Goku? No. But... I'm pretty sure it's someone we can trust. Bentornati ragazzi o benvenuti, dipende da, sul canale di Giochi Next Gen. Ecco qui ragazzi, allora oggi iniziamo questo nuovo gioco sul canale. So che non è nuovo, non è recente, però ragazzi volevo portarlo perché Dragon Ball Xenoverse è bellissimo. Poi amo profondamente Dragon Ball, ho visto tutti i cartoni animati fino alla saga di Goku di quarto livello e anche oltre. Quindi volevo portarvi anch'io questo gioco sul mio canale, anche se non è dei più recenti, però penso che comunque vi possa far piacere rivedere nuovamente qualcuno che lo gioca. Ragazzi, qui ovviamente vi ho saltato la parte iniziale, nel quale ci spiega Trunks che il tempo può essere distorto e quindi gli avvenimenti possono cambiare e noi dobbiamo impedire questo. Allora qui siamo nella prima missione, che è l'invasione della Terra e il guerriero Radish. Condizione di vittoria: sconfiggi Radish. Condizione di sconfitta: PS giocatore esauriti. Io ragazzi non conosco i tasti, non conosco nulla, quindi lo proverò per la prima volta qui insieme a voi. Andiamo subito a vedere lo scontro come Radish, come va. Ok, eccoci qui. Allora, qui vedete Radish se la prende con loro. Ecco ragazzi, questo è il mio personaggio, guardate quanto è figo e cazzuto. Ok ragazzi, se non mi sbaglio, per ricaricarlo, se non ricordo male, dovrebbe essere... Andiamo all'incontro nel frattempo e subito colpiamolo. Ragazzi, qua non ricordo come si fa a potenziare il personaggio, a farlo caricare. Qua c'è Radish. Colpiamolo nel frattempo, subito di prepotenza. Subito, cazzuti e cattivi. Guarda, grande. Vai ragazzi, ovviamente. Niente, ascesa istantanea. Qua è una prima missione molto di allenamento. Qua nel frattempo con i mirati lo colpisco. Ora qua colpiamolo ancora ragazzi. Ovviamente ragazzi non ho mosse, non ho praticamente quasi nulla. Qua... Ok ragazzi, non mi ricordo come si fa a farlo caricare. Quindi ragazzi perdonatemi se in questo primo match non sarò molto perspicace nelle mosse. Comunque lo sto colpendo. Qua guardate subito grande. Andiamo che lo siamo per sconfiggere, dai cazzo. Allora ragazzi qua energia. Gli ho sparato questi raggi, vediamo. Qua subito qua. Andiamo, grandi colpi. Qua energia esplosiva. Qua concludi. Me l'hanno praticamente ragazzi superato. Cioè me l'hanno battuto gli alleati. E quindi la sfida è stata superata a grado S. Ottimo ragazzi, subito prima missione superata alla grande. Però non era difficile ovviamente. Nuovo livello. Che ragazzi siamo passati al terzo livello. Qua ragazzi la storia quindi torna a essere, almeno presumo, quella che poi è sempre. Vedete Junior che nel frattempo lo colpisce, cannone speciale. Vengono entrambi perforati. Goku si sacrifica come presumo tutti sapete.
Ecco qua, ragazzi. E quindi la storia è tornata nel giusto ordine temporale. E noi ovviamente siamo scomparsi. Siamo tornati nella nostra era, che è quella del futuro. Almeno presumo. Che cos'è stato? Ma dove? Vedete, siamo spariti. Grazie, è stato fantastico. Non sapevo fosse la tua prima volta. La storia ha ripreso il giusto corso senza effetti collaterali. Ecco qua, ragazzi, vedete, questa qua è una delle pergamene, non so, un oggetto comunque che permette di alterare il tempo. Ora il Kaioshin del tempo deve solo annotare tutto su una pergamina. Oh, non temere, per Goku sarà riportato in vita con le sfere del drago. Trunks è il presidente di questo futuro. Oh, sai, quella pergamina non era solo con una modifica della storia. Vieni da me quando vuoi iniziare senza fretta. Allora, ora puoi usare tutti i negozi nell'arena dei negozi. Allora, ragazzi, ecco qua, questo è il mio personaggio, ve lo faccio vedere. Ho chiamato ovviamente Giochi Next Gen, guardate quanto è figo e cazzuto. È un miscuglio tra Gohan, Vegeta e Goku. L'ho messo dei tratti un po' di uno dell'altro, vedete. I capelli di Gohan, gli occhi, l'espressione degli occhi è quella di Vegeta cattiva. Però poi la corporatura e il resto è di Goku. Guardate che figata, gli abiti li ho fatti blu come i capelli e dorati, vedete, i guanti dorati. Quindi l'ho fatto, diciamo, blu e dorato. Ok, ragazzi, allora io concludo qui questo primo episodio di Dragon Ball Xenoverse. Spero che vi possa piacere vedere un gioco che, anche se non è più nuovo, però è sempre bellissimo, perché io l'ho già visto in altri video, quindi sapevo che era un bellissimo gioco, ce l'avevo già da tempo. E ho deciso di portarlo e di iniziarlo quindi con voi sul canale. Quindi, ragazzi, se questo video vedo che comunque viene visto, lasciate almeno 2-3 like, io proseguo la storia insieme a voi di Dragon Ball Xenoverse. Quindi fatemelo capire se vi può interessare rivedere sul mio canale questo gioco. Ok, ragazzi, allora mi raccomando, qui come già lasciate un like, commentate, se volete anche scrivere se magari vi può piacere l'idea oppure no, scrivetemelo, fatemelo sapere, per me è importante anche il vostro parere. Condividete il video, se l'avete fatto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!